Praticare la bellezza è la via del Wabi Sabi. Wabi indica le nostre imperfezioni, incompiutezze, mancanze, che sono in verità la nostra più grande bellezza e forza. E Sabi indica il trascorrere del tempo, l'invecchiare, l'evanescenza, l'impermanenza, che anche sono componenti importantissime della nostra bellezza. La bellezza salverà il mondo e Wabi Sabi è l'arte di praticare la bellezza. Amaterasu o Omikami. Ciascuno di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si risolve, si riscatta quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. Oggi scopriremo un mito insieme a un ospite d'eccezione. E sono sicura che ciascuno di voi che siete a casa si sentirà un po' parte di questo mito e conoscerà attraverso la storia della nostra ospite degli aspetti di sé che non ha mai visto prima. La nostra ospite è una vera rivoluzionaria. È una mia carissima amica da tanti anni, con lei ho fatto tante avventure, viaggi. Ha origini nobili, nel senso che nasce da una famiglia aristocratica, ma ha anche uno spirito fortemente indomito e ribelle che la porta a una vita molto particolare. È con noi Maria Cristina Savoldi. Bella vitis. Per te solo Cri. Cri, per me solo Cri. Sì, è vero. Ciao Cri. Selene, sempre un piacere connettermi con te. Sai che mentre parlavi del Wabi Sabi, io ho una frase che mi è sempre risuonata, che è: la bellezza affascina, ma è l'imperfezione che connette. E tutta la mia vita ha ruotato un po' attorno a quello che la mia famiglia avrebbe voluto io fossi, quindi la donna un po' perfetta come forma, ma vacua dentro. E io parlo sempre di questa gabbia dorata, nel senso che sin da bambina, nelle famiglie nobili la donna vale poco perché non può tramandare il titolo, ecco che quindi viene svuotata un po' di tutto il suo significato. E io credo di avere orgogliosamente disilluso, anche non partorendo, tutto ciò che la mia famiglia voleva da me, scegliendo la libertà di essere, il percepirmi per quello che sono, ma lottando ancora adesso, lotto per il, come posso dire, i panni che la gente ti taglia addosso. Se hai un certo aspetto, non puoi rappresentare una profondità d'animo. Se mi vesto di fucsia, devo essere per forza frivola e non avere una spiritualità. E io ancora oggi, tu sei una delle prime quasi che mi ha guardato dentro, anzi se tu ti ricordi nel ristorante dell'aeroporto di Salta, La Legnita, tu stavi bevendo il tuo tè, mi davi le spalle e hai detto il mio nome quando io ero pochi centimetri da te, quindi quando io dico ci conosciamo, no, delle volte ci riconosciamo e si può essere tanto diverse esteriormente ma parlare lo stesso linguaggio dell'anima. È vero Cri. Ti ha sbloccato un ricordo. Io sapevo che tu stavi arrivando prima ancora di averti vista. Sì, così lo descriviamo in uno dei due libri che abbiamo fatto assieme. È vero, abbiamo scritto due libri io e te. Sì. Un libro sullo sport e la meditazione e un libro sull'adolescenza, perché tu hai fatto anche tanto volontariato con gli adolescenti. Sì, vero? Con le vittime del bullismo. Sì, ci sono tanti bulli nella nostra società e le vittime
spesso non vengono ascoltate e i carnefici non vengono denunciati. Senti Cri, ti devo fare delle domande molto intime e personali. Sono qui. Incominciamo con la bacchetta. Qual è la bacchetta magica? Lo so che tu sei abituata a maneggiare certi strumenti sciamanici, però Cri, che cosa chiede la bacchetta? Se veramente potessi tenere spesso in mano questa bacchetta, non come adesso, io le chiederei di assistermi ad essere me stessa, ad attuare proprio l'unione profonda e per duratura, se esiste il termine, della mia anima con il mio involucro esterno, di essere tutt'uno, che il mio animo fosse coeso e fulgido, come mi vedo io. Qual è l'ostacolo a realizzare questo desiderio? L'ho accennato prima, forse la formazione, forse essere nata con non solo un karma pesante, che probabilmente me lo sono scelto io stessa, ma degli avi che hanno riconosciuto uno stereotipo di donna inutile e quindi hanno visto in me l'incarnazione ancora una volta di questa donna svuotata di tutto e quindi la ribellione per me naturale e necessaria invece ad abbandonare tutto ciò. Ma sai, è difficile abbandonare la propria famiglia, quasi rinnegarla per avere la propria libertà, libertà di espressione, di azione, e per me la libertà è un qualcosa che ovviamente non lede mai quella del mio vicino, e quindi è basata su veramente dei pilastri importantissimi di etica e rispetto. Quindi Cri, far trionfare l'anima, far trionfare la tua vera essenza, questo è il desiderio, e l'ostacolo è la famiglia, l'educazione, il retaggio ancestrale della, gli attaccamenti, aristocrazia da cui gli attaccamenti proviene. E gli attaccamenti anche a questo, al materiale, a questa forma, che sono passeggeri. L'anima è qualcosa che dovrebbe risplendere, e più ci sono questi attaccamenti, più io mi sento tirata giù. Sai che ultimamente io continuo a regalare cose, io detesto l'accumulo. La vera libertà per me è quella. Sì, essere leggeri. Si viaggia leggeri. C'è un sogno, Cri, che ti ha molto impressionato, un sogno notturno. Come no? Come no? Sì. In adolescenza, ed è andato avanti per molto tempo, io sognavo... il mostro che sognavo io, curiosamente, aveva l'effigie di uno squalo, quindi queste mandibole che mi tiravano giù, che mi divoravano, che mi riducevano a brandelli. E io scappavo sempre da questo mostro. Wow! Ma non lo sogno più. Non lo sogno più. Ma è stata difficilissimo. Senti, Cri, la tua famiglia ha avuto un trauma, o tu, un trauma particolare? Nella tua infanzia hai avuto un evento impressionante, molto forte? O nella tua stirpe c'è un evento impattante che mi vuoi raccontare? Sicuramente per me il trauma che... Insomma, l'abbandono del papà difficilmente si supera, lo si può accettare e convivere. Quindi la morte di mio papà in un incidente tragico, si vocifera addirittura che non sia stato casuale, a 12 anni, sì, mi ha lasciato molto provata, anche perché un bambino non pensa mai di avere un nemico in casa. Il nemico normalmente è fuori dalla famiglia, dalla casa. La famiglia dovrebbe essere un nucleo protettivo, bene, e io avevo dei nemici in casa. Quindi papà era l'unica persona che mi sapeva dare quel sentore di protezione, di sicurezza, e a 12 anni è difficile trovarla altrove, perché vivi in casa, vivi in famiglia, e quindi avrei voluto avere questa bacchetta magica. Quella foto che cosa racconta, Cri, questa quella foto? Foto è completamente misleading. Quella foto, per credo la più parte delle persone, dovrebbe essere una foto affascinante. Quale adolescente non sogna di accompagnarsi a un principe? Quello è Prince Albert di Monaco. È il principe di Monaco, sì, quello? Sì, lei è Maria Pia Fanfani. Lì io fui obbligata a debuttare in società. A 18 anni si usava. Questa è la foto del tuo debutto in società? Sì. Che con il principe e Maria Pia Fanfani. Dovetti imparare il valzer e quindi anche lì
questo per me è veramente la simbologia di questa gabbia dorata, quella che io chiamo, dove avrebbero voluto rinchiudermi, dove io non volevo stare. E invece tu, Cri, sei un mito. E quindi dalla gabbia ci sei uscita e sei venuta con me in Siberia, in Mongolia, a masticare foglie di coca con Kun Turkan, lo sciamano cileno. Lo sciamano cileno. Sì. Sei venuta con me in Mongolia. Ti ricordi questo? Come? Questo tamburo, Cri? Sì. Abbiamo fatto delle cerimonie. La caccia all'anima, la prima che abbiamo visto, dove anche la nostra guida è scappata per paura, dove io e te abbiamo dovuto sollevare questo costume sciamanico che sarà pesato 50 kg e non potevamo farlo toccare a terra. Mamma mia, sì. E la sciamana era quella rettrice che sarà pesata 40 kg e con quel costume metallico faceva dei salti di 2 metri. Sì, sì. E mi ha bastonato. Sì, questa donnina così fragile, così per bene, insegnante delle scuole, che improvvisamente si metteva addosso questo costume animale pesantissimo che io e te in due non riuscivamo a sollevare e diventava potentissima nella trance e diceva cose incredibili a tutti. Sembrava che quando era nella trance ci conoscesse fin nelle viscere e noi venivamo così da lontano. Ha detto il nome di mio padre, non poteva certo saperlo. Il nome di tuo padre, incredibile, una storia incredibile. Sì. Cri, quante avventure che abbiamo avuto insieme. Adesso sai cosa facciamo, Cri? Suoniamo questo tamburo, evochiamo gli spiriti, gli dèi che popolano la tua vita e ci facciamo dire il mito, il tuo mito, che è un po' il mito di tutti coloro che ci stanno ad ascoltare, perché se ci state ascoltando proprio voi, non è un caso, niente accade per caso. No, il caso non esiste. Assolutamente. Oh Cri, mi viene nella nostra tradizione immaginale che è occidentale, mi viene da raccontare il mito di Ifigenia, perché sai, Ifigenia, un po' come Andromeda anche, rappresentano il femminile nella sua natura selvaggia, l'eterno femminile, l'anima selvaggia che viene sacrificata dal maschile, inteso in senso lato come la parte razionale, la parte di potere sociale. Ifigenia è stata sacrificata da Agamennone per propiziarsi il viaggio verso delle navi, verso Troia, dove poi Agamennone avrebbe combattuto la battaglia che gli Achei poi hanno vinto effettivamente, ma una battaglia che è incominciata con un sacrificio, perché le navi di Agamennone non riuscivano a partire, allora Agamennone ha sacrificato Ifigenia, che era la sua stessa figlia, figlia adottiva, perché Ifigenia poi in verità era figlia di un altro padre che aveva perduto, il padre vero che non è lì a proteggerla. E il falso padre, Agamennone, che la sacrifica. A dir la verità, Agamennone non voleva proprio farlo, però tutto il popolo era contro di lui ed è stato tutta la società, capisci, tutto il sistema ad un certo punto, è tutto un mondo, è tutto un sistema di cose che costringe a questo sacrificio dell'anima selvaggia, dell'eterno femminile. Per cosa? Per ragioni di potere, per consentire una guerra, per smanie di grandezza e per poter avere il favore degli dèi nella vittoria in battaglia. Quindi per ragioni di potere viene sacrificata l'anima.
Pensa che parli di sacrificio, parli di questo mito che io non conoscevo, ma mi è risuonato oltre al tuo tamburo che mi entra sempre nell'anima, il mio vecchio soprannome quando lavoravo in Libia, Sherazad, perché le persone pensavano che io sarei in qualche modo, non figurato ovviamente, perita, mi avrebbero licenziato, e io sono sopravvissuta invece per davvero quasi 3 anni, no? 1001 notte. E in qualche modo è come se io venissi sempre messa alla prova, ci fosse quel sentore di sacrificio lì sul baratro, e io delle volte sia anche tentata di accettare, ma poi che sia l'istinto animale, che sia la forza dell'anima, quello che tu tra l'altro mi hai accompagnato delle volte per mano a riconoscere, non a conoscere, mi porta sempre a rimboccarmi le maniche e continuare a salire. Sai come fanno gli asinelli, tengono la testa bassa, non guardano in cima perché magari si scoraggiano, ma la vita è così. E mi viene in mente anche Andromeda. Andromeda, anche lei rappresenta l'eterno femminile, l'anima selvaggia che viene sacrificata dalla sua stessa famiglia, viene messa in riva al mare affinché sì, potesse essere mangiata da un mostro. Tu hai parlato del mostro nel sì, sogno. Certo, tu hai parlato no, del mostro nel sogno. Che viene c'era dal anche mare. Il mostro, certo, che viene dal sempre, mare. Sì. Il sacrificio del femminile. Il sacrificio del femminile. Dell'eterno femminile, dell'anima selvaggia. Ti ho incontrato in un crocevia per me molto importante. E quando io parlo di questo baratro dove delle volte io mi affaccio, come abbiamo detto, il caso non esiste e delle volte il timing è tantissimo. E in qualche modo tu con quei viaggi mi hai dato veramente, chi cade delle volte nel baratro può usare la stessa velocità di caduta come propulsione poi per tornare su. E io esatto, mi ritrovo molto spesso. E sei un grande esempio, Cri, tu con il tuo mito per tutte le donne che ci seguono, ma anche per i maschi, perché il sacrificio dell'eterno femminile o dell'anima selvaggia riguarda tutti quanti, indipendentemente dal fatto di essere uomini o donne. Credo che la tua vita e il tuo mito siano un grande esempio per tutti, un grande incentivo per tutti a non arrendersi mai. E sai come finisce la storia di Ifigenia? Bene, spero. Benissimo, perché interviene Artemide, che anche lei rappresenta il femminile selvaggio, e sostituisce sull'ara sacrificale Ifigenia con una cerva. E così Agamennone sacrifica la cerva anziché Ifigenia. Ma Ifigenia a quel punto scompare, la sua famiglia non avrà più notizie di lei, viaggia per il mondo e Clitemnestra, sua madre, pensando che Agamennone l'abbia sacrificata davvero, gliela farà pagare. Insieme al suo amante Egisto ucciderà Agamennone e poi Elettra, per vendicarsi della uccisione del padre, insieme al suo fratello Oreste ucciderà la madre Clitemnestra. Insomma, per loro sarà una grande tragedia. E ma noi salveremo anche il cervo. Salveremo anche il cervo, certo. E con Ifigenia viaggeremo in un nuovo mondo. Cambieremo mondo insieme ad Ifigenia, con il nostro istinto di ribellione, con la nostra natura selvaggia. Cambieremo mondo insieme ad Ifigenia e Andromeda e a tutte le grandi donne selvagge della storia. Ti voglio bene, Cri. Grazie, Selene, ti anch'io. Ringrazio di essere venuta e invito tutti i nostri spettatori ad essere selvaggi come la nostra Cristina e a leggere Wabi Sabi, la bellezza della vita imperfetta. Praticate la bellezza, praticate la bellezza, praticate la bellezza.